andrò prima a forare con la punta sottile. Inserirò la punta più grossa. Adesso vado a verificare se il filo di ferro che intendo utilizzare entra. Perfetto, quindi ci siamo. Ho inserito il filo di ferro all'interno di uno dei fori. Guardiamo un attimino quella che è la dimensione che ci interessa del cesto che vogliamo andare a realizzare. Consideriamo che questa è la parte più stretta perché vorremmo fare un po' bombato, quindi questa sarà la parte più stretta. Vado a infilare il filo. A questo punto facciamo anche l'altra parte, ripieghiamo. Adesso dobbiamo dare esattamente la sagoma che ci interessa. Già questo potrebbe essere una prima forma interessante. Ora prendiamo la colla. Con la vinilica. E con delle strisce di carta di giornale andiamo a rivestire questo filo di ferro. Naturalmente in diagonale, così possiamo rivestire perfettamente.
ripetiamo la stessa operazione per questa parte. Terminiamo anche la seconda parte. Lasciamo asciugare. Ora sto cercando di calcolare quante cannucce ci occorrono per la base del cesto e quindi i montanti sostanzialmente. Allora, consideriamo che questa sia la base del cesto. Io direi che possiamo aggiungere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cannucce e avrebbero una distanza circa di 1,5 cm, quindi sarebbe corretto. Poi direi di mettere altre due cannucce che, considerando di sollevare il cestro, andando a fare lo spessore laterale in questo modo. Ok? Quindi ora li andiamo ad assemblare. Allora, ho tagliato due fili di ferro più sottili rispetto a quelli che avevamo utilizzato per fare questa parte, e questi due fili di ferro li andrò a utilizzare per la parte del bordo esterno, quindi praticamente andando a posizionarli in questo modo qua, questi faranno lo spessore qua, ok, in questa parte qui, quindi circa 1,5 cm qua e 1,5 cm da questa parte. Ora li vado a rivestire prima con le cannucce. E farò lo stesso per l'altra parte. Ho rivestito entrambe le cannucce, ora calcoliamo circa la metà e andiamo a dare la piegatura. Più o meno. Direi che ci siamo. A questo punto prendo la colla a caldo, andrò a incollare praticamente questa parte in questo punto in maniera da creare il primo lato. Aspettiamo che faccia presa, si indurisca. Ecco che ci siamo. Questa sarà la prima parte del lato del cesto. Facciamo anche dall'altra parte. Ecco fatto, adesso andiamo a sagonare anche questa parte qua. Ho preparato gli altri due fili di ferro, andiamo a mettere la colla a caldo. Non vi preoccupate, se ci saranno degli eccessi di colla a caldo, poi finiremo per coprirli alla fine con le cannucce. A
questo punto proseguiamo. Questo è il primo giro, quindi dobbiamo fare la piegatura così, e questa sarà la seconda parte dello spessore. Proseguiamo. Da questa parte. Farò la stessa cosa anche dall'altra parte. Ecco fatto, abbiamo due laterali per parte. Adesso non ci resta che andare a mettere invece tutta la parte centrale, che creerà il fondo praticamente del cesto. Quindi io vado a creare a questo punto 9 cerchi di cannucce con filo di ferro all'interno, che poi andremo ad applicare. Ho preparato i 9 montanti che andranno a formare la parte esterna e la base del cesto. A questo punto, come abbiamo visto in precedenza, li andiamo ad incollare con la colla a caldo, però questa volta andandoli a naturalmente distribuire nell'interno del bastone. Sto continuando a mettere i montanti. Ne mancano ancora 5 che andrò a mettere qui nella parte praticamente centrale. Qua. Proseguo. Ho preparato la parte centrale delle praticamente 5 cannucce incollando i bordi, attaccando i bordi con della carta adesiva sia da una parte che dall'altra, quindi ho ottenuto praticamente una specie di gondola. Questa è la parte che andrò a inserire all'interno del cesto. Così andrò a legare questi bordi che ho messo la carta direttamente sopra alla parte di legno. La struttura ormai è terminata, abbiamo montato tutti i 15 montanti praticamente sul tronco e ora possiamo cominciare a intrecciare, così possiamo creare la forma. Inizierò a fare i primi intrecci prendendo il primo montante, passando sotto a questi 4, sopra ai 5 centrali, sotto a questi 4 e sopra a quello di fianco. Poi tornerò indietro. Facendo la stessa cosa per qualche giro.
dal quinto giro prenderò il primo montante sulla destra, poi andrò a separare questi quattro, quindi prenderò due montanti. Prenderò i due qua, passerò sotto a un singolo centrale, passerò sopra a due, andrò a separare questi quattro, quindi passerò sotto a due. Salirò sopra a 2, passerò sotto al montante laterale e andrò avanti qualche altro giro così. Vedete, dobbiamo aprire praticamente come se fosse un ventaglio. Facciamo un altro giro così e dal prossimo andremo a intrecciare tutti i montanti singolarmente. Ok, ora lavoro di intreccio molto semplice, un tessitore, uno sopra, uno sotto e andiamo avanti così. Cerchiamo sempre di compattare bene l'intreccio e soprattutto tenere tutti i montanti equidistanti. Per evitare che si formi troppo la bombatura dell'intreccio all'interno, ogni tanto, da questa parte l'ho già fatto se vedete, ogni tanto quando giriamo intorno al montante esterno, ci giriamo intorno per due volte, quindi la prima, la seconda e poi andiamo a proseguire. Questo permetterà di alzarsi da questa parte in maniera da andare avanti in maniera più omogenea. Sto continuando ad intrecciare, ormai ad ogni giro nel montante esterno passo due volte perché voglio proprio arrivare a livello. Da questo punto in poi facciamo attenzione a tenere ben stretto il tessitore quando intrecciamo in maniera da piano piano dare una leggera bombatura al lavoro da rendere in maniera da poterlo rendere omogeneo, ok? E nello stesso tempo evitare che i montanti si allarghino troppo tra di loro. Io adesso più o meno ho un centimetro fra un montante e l'altro
e voglio mantenere questa distanza, perché altrimenti rischio che quando arriverò sul fondo saranno troppo larghi. Quindi man mano che intreccio vado a tirare bene. Preferisco mettere un pochino di colla fra la giuntura di un tessitore e l'altro, proprio perché dovendo tirare il lavoro rischio che poi il tessitore si sfili. Quindi sempre un pochino di colla preferisco metterla in questi tipi di lavori. Poi anche appiattisco prima la cannuccia, questo favorisce l'intreccio all'interno. Allora, prima praticamente di andare a tirare il montante in fondo, basta semplicemente che io vado un pochettino a stringere in questo modo, tirando in maniera che evitino di essere troppo larghi tra loro. Stiamo continuando a lavorare e una cosa che dovete tenere presente, visto che non stiamo lavorando su un qualcosa che ci tiene la forma, siamo noi che durante la tessitura diamo la forma, e ci sono tre elementi da tenere importanti: i due montanti laterali e il centrale. Questa è la vostra proporzione, io sto lavorando praticamente da questa parte, quindi non devo perdere mai di vista questo, che è quello che mi dà la parte centrale del cesso, e i due laterali. In effetti, il motivo per cui i due laterali li ho messi di filo di ferro molto più rigido rispetto ai montanti interni è proprio questo, perché i montanti laterali possibilmente non si devono muovere perché sono le nostre linee guida di lavorazione praticamente. Se ci dobbiamo fermare per mettere una nuova cannuccia, basta semplicemente mettere una molletta in maniera che non perdiamo il lavoro che avevamo tirato fino adesso. A seconda della bombatura e della rotondità del cesto che farete, questi giri intorno ai montanti laterali doppi fino a un certo punto saranno necessari, da un certo punto in poi questo non sarà più necessario. In questo caso, vedete, io sono già arrivata a pari. Se prima il lavoro era tutto così a raggiera, adesso sono pari, quindi già da questa parte ho cominciato. Nel girare con la cannuccia giriamo semplicemente una volta intorno al montante e vedete che già il lavoro viene in pari, quindi non sarà necessario in questo caso continuare, ma se dovesse essere necessario ricominciamo a fare il lavoro e il giro per due volte intorno ai montanti laterali. Sono arrivata ad intrecciare già da questa prima curva della linea guida del montante esterno e piano piano, seguendo questo, andò a piegare questi montanti in maniera da prendere la forma corretta. Thank you.
come potete vedere ho già superato la curva. Il lavoro adesso è estremamente semplice. Cerchiamo di mantenere la distanza sempre corretta fra i montanti. Sto continuando a lavorare nella parte del sotto del cesto. Sono arrivata quasi alla metà della base del cesto e penso di fermarmi e andare a partire dal lato, in maniera che se poi ci saranno problemi da risolvere li andrò a risolvere nella parte sotto del cesto, quindi facendo come la parte precedente, cioè questa, andrò a realizzare anche questa parte. Allora, ho attaccato la cannuccia, passiamo sotto. Ah, 4, 1, 2, 3, 4 cannucce montanti, passiamo sopra a questi centrali e sotto a questi 4 laterali. Giriamo intorno a questo montante. Ok, così. Poi a questo punto passiamo sopra, sotto, sopra, sotto questo di lato, così. Ora ho fatto come dall'altra parte, ho 1, 2, 3, 4 anelle centrali. A questo punto comincio a separare 2 e 2, i primi 4 montanti, poi 2, passo sotto a un montante centrale, sotto 2 questi. Ed ecco che ho fatto la prima separazione. Proseguo così. Ho realizzato 4 giri con quel tipo di separazione 2-2.
Ora iniziamo a separare a uno a uno. Intanto allarghiamo anche piano piano il montante. Possiamo proseguire in questo modo fino praticamente alla fine del cesto. Capirete il motivo per cui ho preferito intrecciare prima i lati. Vedete questi montanti? Sono diventati molto lunghi. Questo perché? Perché è difficile riuscire a prendere le misure corrette, soprattutto perché io immaginavo questo dall'inizio, essendo che il mio bastone, il mio manico non è regolare, anche mettendo i montanti uguali, il punto di partenza è diverso e quindi ha causato questo. Ma niente paura, mettiamo un pochettino di colla in un punto che andremo a tagliare. Ok, taglio. Posiziono correttamente la curvatura. Stessa cosa faccio in questo, anche questo è largo. Non tagliamoli tutti nello stesso punto, ma un po' sfalsati. Ok, questo pare corretto. Passiamo dall'altra parte. Questo ho problemi. Colla. Metto la colla per evitare che la cannuccia si srotoli, siamo a metà esattamente della cannuccia, quindi. Direi che gli altri per il momento sembrano andar bene. Continuerò adesso ad intrecciare e quando arriverò al limite andrò a chiudere questi punti che ho tagliato.
siamo a buon punto, direi che possiamo già chiudere questi montanti che avevamo tagliato. Eccoci, andiamo a chiudere questi montanti che avevamo tagliato in una posizione in cui andranno a combaciare e semplicemente chiudo con un pezzettino di carta gommata, nastro adesivo. Facciamo la stessa operazione sul secondo. Mettiamo una puntina di colla per evitare che si apra la cannuccia. Aspettiamo un attimino che asciughi perché il nastro adesivo non prende sulla colla bagnata, quindi passiamo intanto da questa parte, approfittiamo, tagliamo anche questo qui a filo. Avete visto, con piccolo accorgimento abbiamo sistemato un errore iniziale di misure. Ora i montanti di base sono tutti perfetti, possiamo cominciare a lavorare da entrambe le parti in maniera da arrivare al centro e chiudere. Ho già chiuso un lato del lavoro, ho messo la colla, ho messo una molletta, proseguo solo con un tessitore. Ho ripulito l'eccesso di colla a caldo intorno al ramo. Ora con dei piccoli pezzettini di carta voglio andare a coprire queste piccole imperfezioni. Inizialmente volevo mettere la cannuccia intorno al ramo, però mi è sembrato molto bello questo effetto, dà la sensazione che le cannucce escano dal ramo, per cui semplicemente voglio andare un pochettino a rifinire queste parti coprendo con la carta e lascerò così il lavoro. Colla vinilica, pennello, mettiamo abbondante colla in questo punto. Ed andiamo ad applicare un pezzettino di carta, carta di giornale, il bordo bianco.
farò questa operazione per tutti questi punti, anche nell'interno, così poi passerò alla colorazione.